Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono sempre Alex, ma perché siamo tornati nella serie SCP, signore e signori. Come vedrete, ho cambiato location perché nella vecchia location era spawnato un SCP così e quindi sono dovuto scappare via. Non mi ricordo nemmeno in che direzione, forse in quella, mi sa di sì. Sono vari villager qua, questo è sempre stato lo stronzo del villaggio. Però solo nella 1.14 hanno iniziato a ciondolare con la testa. E vabbè, comunque l'SCP di oggi mi devo prendere il secchio d'acqua. Ah, io comunque mi sono fatto full ferro. Col ferro che ho trovato in miniera, forse ne è avanzato, sì, 3 lingotti. Prima stavo full pelle. Ah, ci dobbiamo fare pure la spada di Telekill. Quindi facciamo così. Stick non ce ne ho e noi ce li facciamo. Vabbè, tanto dobbiamo andare alla crafting con la spada. Eh sì, la spada non me la sto a fare. E abbiamo la nostra spadina di Telekill, che già è meglio di quella di pietra, quindi sta a posto. Quindi questa ce la mettiamo qua. I stick pure ce li potremmo portare. Secchio d'acqua dobbiamo prendere. Fanno pure lo barbabietro, no, ragazzi. Qui c'ho pure del cibo, parecchio, se no. E vabbè, andiamo senza paura all'SCP di oggi. Speriamo che non è troppo pericoloso perché non vorrei morirci. Ci stanno le luci più piatte questa volta. Insomma, sono diverse dalla scorsa volta. La scorsa volta che SCP era uno dei primi, mi pare. 0. Boh, 0 non mi ricordo. 0-12. Ah, l'ho spartito, sì. Ehi, speriamo non è troppo pericoloso allora questo. Mettiamo l'acqua. Torcia alla mano e scendiamo. Perché senza torcia non si vedrebbe niente. Io riprendo l'acqua direttamente da qua sotto. Tanto c'era acqua sotto. Stavo pure il ferro, ma vabbè. Non abbiamo più aria. Riprendo l'acqua direttamente da qua. Piazzo una torcia all'esterno del laboratorio. E apriamo. Ah, un altro dei primi. Sempre Keter. E vabbè. Hanno pure le lampade. Meno male. E queste lampade sono buone. Mo le prendo. Se me le fa prendere. Mica tanto. Ok. Chelling Lamp, Chelling non lo so che vuol dire. Comunque, SCP-019, aspettate che lo cerco perché non lo conosco. Oggi proprio partiamo malissimo. Ah, io tra l'altro stavo a guardare la live mia, mi raccomando, lunedì, mercoledì e venerdì in live alle 21:30 sul sito Viola. Non mancate perché è molto importante. Comunque, eccolo qua, SCP-019, Keter, ma non era Keter lo 012, o no? Era Euclid. SCP-019 deve essere collocato sopra una grata in una stanza di cemento armato delle dimensioni di 3x3x4 metri, provvista di inceneritore. Ogni qualvolta tale apparecchio non è in funzione, la stanza deve essere tenuta a 0 gradi centigradi, onde osservare costantemente l'attività all'interno della stanza è presente una camera d'osservazione provvista di vetro rinforzata adiacente alla stanza stessa. E qualora essere notate le manifestazioni, il generatore deve essere attivato. Vabbè. Praticamente ci stanno due stanze qua. Una dove sta l'SCP e una a fianco dotata di vetro. Che ci fa vedere l'SCP. Oddio. Allora, prima cosa sta la foto del vaso, che è un vaso normale. Si dovrebbe chiamare Monster Pot comunque, il vaso tipo dei mostri. E ci sta pure la foto del mostro, ora vi leggo la descrizione. SCP-019 ha l'aspetto di un vaso di ceramica di grandi dimensioni, di cui la bocca misura 1,8 metri e dall'altezza di 2,4 metri. Ah, facci lo cazzo, che è? La fattura dell'oggetto e le decorazioni sopra di esso indicano che esso è stato creato nella Grecia classica. Per
Periodicamente delle entità emergono da SCP-019. Tali entità sono denominate collettivamente SCP-019-2. Le entità variano per numerosi aspetti, ma tendono ad essere piccole, vagamente umanoidi, nonostante possano essere caratteristiche animalesche. E sono estremamente ostili. Spesso queste decidono di attaccare con l'uso di denti o artigli. Ok, le entità emergono da SCP-019 ad una velocità di circa un esemplare all'ora, e vabbè, quando conservate a 0 gradi e totalmente a riposo. Le seguenti caratteristiche sono quelle che sono state osservate essere in qualche modo influenti sul tasso di manifestazione di SCP-019-2. Allora, queste entità quindi spawnano in caso di movimento di SCP-019, in caso di minaccia SCP-019, in caso di temperature estreme, sia molto alte che molto basse, improvviso cambiamento dell'ambiente circostante, introduzione di oggetti o organismi all'interno di SCP-019, azione che si è dimostrato provocare una manifestazione massiva. Seguono ora caratteristiche che si suppone possano influire le manifestazioni di 019-2. Presenza di vite umane presso SCP-019, clima, individui specifici presso SCP-019. Praticamente noi gli dobbiamo rompere le palle, è quello che ho capito. Ok. Possiamo entrare con sta chiave? Sì, ok, Stanno tre stanze. Allora, questa è quella dell'SCP che sta alla porta così. Mo speriamo che cliccando la porta non ho fatto attivare l'SCP. Di qua. Ah, questo penso che è l'inceneritore. Questo penso che è l'inceneritore. Infatti, stanno le fire charge dentro. Ok, allora sta stanza qua non ci interessa. Pare proprio un laboratorio questo, eh? E noi quindi dobbiamo entrare di qua. Sì. Ok, ah, quello è il vaso, ok. Molto bello, vi devo dire. Cioè, ok, però. Intanto, qua dentro sta una batteria, qualche cassetto non ci sta, computer SCP-019. Ci ho messo. Oddio. No, si è attivato! Schiaccio l'inceneritore. La Madonna. Eh sì, ma mo il fuoco non è mi fa attivare l'SCP, no? Perché il vaso è in fiamme, non so se vedete. Io manco lo vedo bene. Stanno le fiamme attaccate al vaso, oddio, speriamo che non si attiva. Io mi risistemo un attimo l'inventory, che non vorrei morirci. Allora, il fuoco aspettiamo che si spegne. E dobbiamo provare ad entrare. Per forza pure. Ah, carta di livello 5 richiesta. Ma stiamo fuori di testa. E allora sto vaso è pericolosissimo, scusate. Se mi chiudo dentro poi non posso più uscire. Perché ci sono batterie dalle mani? E dove sta il coso? Oddio, ho sentito. Si è rotto il. Ah no, eccolo. L'ho pure ripiazzato. Così diventa carta di livello 1, avete capito la mia cosa? Così mo se ripiazzo la porta la posso aprire. E a me mi fa paura il rumore che fanno queste porte. Allora, proviamoci ad avvicinare. Saltiamo pure. Allora, nel vaso non vedo niente. Tocchiamolo. Ok, per adesso non sta succedendo niente. Io aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Cioè, proverei pure a versargli l'acqua a fianco. Oddio, penso che ho rotto qualcosa. Oddio, speriamo che non ho rotto i dispenser. Tasto destro. Non fa niente, pure perché c'ho il cibo in mano. Alto più o meno come a noi, cioè 2 metri e 40, noi quanti siamo? 2 metri e 50.
Scusate, noi siamo altissimi allora. Oddio, sto blocco. Ah, questo è un refrigeratore. Refrigeratore, scusate. Lo conosco perché già l'avevamo visto nella scorsa stagione. Ho sentito un rumore brutto. Forse sarà spawnato uno di quei cosi. Oppure starà per spawnare. Spada di telekill alla mano. No, ok, forse questo non dovevo farlo. Questo non dovevo farlo. Madonna, non riesco ad uscire. La porta. No, 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 no. Dormiamo. Forse non dovevo farlo. Ho dato una spadata al vaso, cioè. E mo come faccio a riprendere le cose? A parte devo spaccare pure le porte per entrare al laboratorio. E qua la discesa sarà lunga. E io mi prendo il bottone. E l'apro con questo. Mo dobbiamo prima aspettare, però. Forse sta pure dentro, ok. Ok. Quindi tolgo questo, oppure lo posso piazzare sopra, non lo so. No, perché appena lo toglio poi si chiude. Oddio. Speriamo non sono usciti fuori. Allora, se non sono usciti fuori quei cosi, possiamo tirare un generatore. Chi se ne frega delle cose? Madonna, no, no, è impossibile. Non è possibile, raga, fanno un botto di danno. Io ce l'ho una spada, potremmo provare? Keyguard pure ce l'ho, allora. Qua rischiamo di perdere tutto proprio. Però dobbiamo farlo, secondo me. Ho sbagliato a dargli la spadata, potevo provare un, non lo so, un qualcosa. Vabbè, ormai non so, siamo più. Volevo prendere una luce perché non vedo niente. Da questa parte. Ok, e senti il rumore dei Monster Pot, raga, altro che. No, vabbè. Ok, si accidono però, il problema è che è difficile prenderli. E che fanno danno assai. Allora, quattro stanno solo fuori, quindi. Madonna, madonna. Tra l'altro io ho la spada dietro la schiena, che è bellissima sta cosa. Ok. Siamo liberi, raga. Almeno qua fuori. Qua posso spaccare la porta e le cose. Aspettate che forse io riesco a prendere pure le cose. No, vabbè, sono troppi. C'ho mezzo cuore che. Ah, vabbè, che vogliamo fare? Niente, mi sa che abbiamo perso tutto. Comunque io staccherei qua l'episodio. Poi vi faccio sapere nel prossimo se sono riuscito a recuperare cose. Ma alla fine mi metto pure in creativa, non lo so. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!